Buongiorno, sono Luca, del laboratorio di GS Telefonia. Oggi abbiamo, tanto per cambiare, una scheda madre di un iPhone 6 caduto in acqua. E la scheda madre presenta, è stato fatto un lavaggio iniziale con detergenti e spazzoline, ma il telefono, quando si collega all'alimentatore, va subito in corto, l'amperaggio dell'alimentatore va su a oltre 1 A. Abbiamo ispezionato la parte della scheda madre, abbiamo notato 2 condensatori molto brutti. Siamo andati a testarli e abbiamo questo qua che l'abbiamo già tolto, che era bruciacchiato, ed è il, allora, il primo è il C0633, questo l'abbiamo tolto. Abbiamo provato anche questo, possiamo anche sentire insieme, anche questo in corto. Aspettate che devo mettermi a fuoco. Allora, mettiamo un po' più di luce. Adesso riusciamo a dare un po' più di luce. Sì. Ok. Ok, allora, controlliamo questo adesso, che sicuramente avrà qualcosa anche lui. E vedete che quello è il C0634. Sì, è in corto anche lui. È in corto anche lui. Quindi, cambiamo anche questo. Cambiamo anche questo. Tiriamo via un po' di resina dei paraggi. Mettiamo un po' di flussante nella zona. Dopo proviamo a riaccendere il telefono senza questi due componenti.
Ora proviamo a vedere se si accende. Prima era in corto. Io sto attaccando una batteria e un display. Ragazzi, che sto attaccando un display. Allora, mi serve una batteria, poi sono pronto. Vengo lì davanti al video. Allora, vediamo se riesco. Allora, qui abbiamo la scheda madre, batteria provvisoria. Vediamo se riesco. Vediamo se senza i due condensatori in corto. Allora, non si accende. Vediamo perché non si accende. Allora, la batteria è collegata. Qui è tutto collegato, riproviamo. No, non parte. Vediamo se c'è qualcosa che mi sfugge. Sembra tutto a posto. C'è un connettore dell'LCD che ho provato a rincastrarlo a modo, non vorrei che fosse stato lui un po'. Allora, facciamo qua di nuovo. Vediamo un po'. Opla! È già un segno positivo, prima non si accendeva. Vediamo un po' se si riavvia. Ok, vuole il suo tempo. Poi andiamo a vedere anche quei due condensatori lì cosa fanno. Bene, direi che abbiamo fatto ripartire un altro iPhone caduto in acqua. Ok, andiamo a vedere. Cosa fanno quei componenti che abbiamo tolto, i due condensatori? Allora, i due condensatori sono questo e questo. Sono condensatori che lavorano sulla NAND,
Quindi è un qualcosa che lavora, sono feat che lavorano con la memoria del telefono, tutti e due. Ok, niente, adesso li andiamo a ripristinare. Li andiamo a ripristinare. Per le valide un'altra scheda che chiamiamo donatrice sempre. Allora, mettiamo un po' fuoco. Bene. Qui siamo nel retro della scheda madre, dove c'è la NAND, per intenderci. Ok, l'abbiamo posizionato. Ora andiamo a fissare con la recalda. Mettiamo un altro po' di flussante.
Aspettiamo. Lì. Ok. Allora, questo qua non so se è andato benissimo. Adesso un po' meglio. Adesso controlliamo una volta che sia salvato. Allora, andiamo su. Adesso controlliamo anche col test, eh? Controlliamo anche col test e controllo un attimo anche il mio oculare. Sono soldato. I lessatori sono soldati benissimo. Facciamo una prova di continuità. Allora, la massa. Perfetta. Questi due qua, vedete bene, devono prendere uno con l'altro. Perfetto. Abbiamo risolto un altro problema sull'iPhone 6 caduto in acqua. Questo è tutto da Luca GS Telefonia.